Stefano Benedetti, Torino, ci rivediamo anche quest'anno, questa 24esima edizione del torneo Selis, un po' diversa perché si svolge sotto Natale, però c'è sempre la stessa passione. Sì, innanzitutto veniamo da 2 anni di assenza del torneo e quindi buttarci anche a Natale va benissimo. È un'edizione particolare, speciale, sarà un'innovazione perché farlo a Natale non è mai successo, però sono sicuro che avrà lo stesso e medesimo successo perché il torneo è organizzato da persone serie, competenti, che con grande passione portano avanti da 24 anni un impegno così importante e utile per noi giovani. Abbiamo detto giovani per dire i giocatori, noi siamo ormai già passati. Certo, abbiamo detto 2 anni di assenza. Come, parliamo dal lato tecnico, come si prepara il Torino a questa nuova edizione del Selis? Poi parliamo sempre di esperienza, di mondo bello, insomma, da vivere, però poi insomma il Torino che farà questo torneo? Il Torino innanzitutto si prepara al meglio, cerca sempre di fare bella figura. Poi è normale, è utopia dire che non si viene per cercare di arrivare alla finale, però ripeto, è talmente un'esperienza importante che va vissuta nella giusta dimensione. Poi se riusciamo a portare a casa, come è successo qualche volta, il trofeo è maggior soddisfazione per questi ragazzi e anche per la società. E allora un grande bocca al lupo al Torino, ci vediamo al Selis. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e buon Natale.